credo tutto quello che ha detto l'amico Calò su questo ospedale. Fra l'altro, se voi lo guardate, è mascherato come siamo mascherati noi cittadini, per non far vedere quella che è la realtà interna di questo ospedale. E la colpa di questa situazione è tutta politica, perché noi diamo la colpa spesso alla ASL, parliamo del direttore generale, ma non è vero, perché l'ASL è la mano armata della politica, altrimenti non potrebbe, senza il consenso della politica, prendere certe iniziative o avere certi atteggiamenti. Quindi le colpe sono dei sindaci di Figline Valdarno, a cominciare dal sindaco Farini, sia chiaro, va bene? All'ultima sindaca, che si chiama come me, non lo voglio dire il cognome perché mi vergogno a chiamarlo lei, allora, e che è anche bugiarda, mentre sul suo comunicato scrive che il 1° luglio verrà riattivato il pronto soccorso nelle ore notturne. Bene, veniamo a sapere che dal cronoprogramma invece l'ASL prenderà il 15 di luglio, si interesserà se è possibile ripristinare di notte il pronto soccorso. Quindi la sindaca prima non ha voluto rispondere per circa 15 giorni sul contenuto dell'incontro avuto simultaneamente con la Saccardi, assessore, e Morello, direttore generale dell'ASL. Poi, quando ha parlato, ha detto una bugia. Voi mi dovete spiegare com'è possibile salvare un ospedale con la sola forza dei sindacati e dei cittadini. I sindaci sono sempre stati contro l'ospedale e l'attuale presidente Rossi, indagato purtroppo per lui, vabbè, intanto me lo taglia. Indagato, prima da assessore per 10 anni e poi per 10 anni da presidente della regione, ha distrutto il contenuto di questo ospedale. Ma noi, come ha detto giustamente Calò, continueremo, sarò sostituita, però i cittadini continueranno a difendere l'ospedale. No.